Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti. In attesa che si connetta la mia ospite di oggi, faccio una piccola presentazione in attesa anche che il pubblico che vedo in diretta, eccoli qua. Ciao a tutti, vi saluto intanto. Come al solito sapete che faccio una piccola presentazione prima di aggiungere in diretta l'ospite di oggi. Gaia, come al solito io e te ci dobbiamo sentire tesoro perché le dirette sono programmate, quindi se vogliamo fare un bel intervento insieme facciamolo, però sentiamoci telefonicamente prima, in maniera tale che se vuoi anticipare qualcosa, dire la tua all'interno di questo spazio, molto 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 volentieri. Ciao Massimo, quanta gente! Hi, Nine Fashion! Ah, ok, Marta. E abbiamo anche la mia ospite di oggi, che infatti vi ho detto prima di invitarla in trasmissione, la volevo un attimo presentare. Allora, oggi siamo in compagnia, oltre che di una cara amica, di una giornalista che definisco già dal suo aspetto, a tutta la sua anima scendere a caduta giù, good vibes e be positive. Ed è il motivo per il quale l'ho invitata, perché io parlo di un mondo colorato. Lei è colorata già di suo e quindi credo che insieme vi potremo regalare un'oretta decisamente particolare, differente, anche con temi che secondo me vi interesseranno parecchio. Ed è il motivo per il quale, infatti, invito Gabriele, così mi raggiunge nella nostra puntata del Vortalking. In più volevo aggiungere, avete visto che per 3 giorni ho mantenuto un rigoroso silenzio per 3 giorni di lutto per tutto quello accaduto chiaramente in Lombardia, particolare Bergamo. Senza dubbio, non c'è neanche un dubbio sul fatto che tutta l'Italia, tutto il mondo in questo momento stia attraversando un momento molto critico. Ma ci auguriamo, ecco Gabriella, ma ci auguriamo che la situazione possa migliorare velocemente. Eccoci, ciao Gabri, non so se riesci a sentirmi, Ti vedo e ti perché ti sento. vedo, ma ti vedo. Hola, eccola qua, ecco Gabriella, buon pomeriggio Gabri. Ciao, buon pomeriggio a voi. Non ti vediamo benissimo, però speriamo che appunto il pubblico magari che ci sta seguendo, intanto saluto tanta, tanta, tanta gente che ci sta facendo compagnia, quindi saluto tutti e aggiungo che qualora volessero anche farci qualche domanda, sicuramente lo possono fare e risponderemo volentieri. Allora, Gabriella, cosa vogliamo raccontare? Io ti ho introdotta, ma vorrei che fossi tu, tra le tue innumerevoli e numerosissime attività, a delineare meglio la figura e i tuoi vari ruoli. Forse non riusciamo a sentirci molto bene, Gabriella, perché vedo che la connessione è una connessione molto instabile. Nel frattempo che aspetto che riesci magari a sintonizzarti e a connetterti, se vuoi possiamo provare a... Eccoti, ci siamo, forse ci siamo. Ecco, io ci Forse ci sono. riusciamo. Benissimo, infatti dicevo, io ti ho presentato come una persona, oltre che un'amica, una persona che si dà veramente tanto da fare. Stimo tantissimo il tuo lavoro, però appunto, siccome non saprei da dove iniziare per poter dire le innumerevoli attività che questa donna porta avanti, prima di accompagnare il nostro pubblico in una delle nostre puntate dove si parlerà di colore, di tante cose belle, volevo appunto che fossi tu a presentarti. Allora, sì, assolutamente, con molto piacere. Intanto ti ringrazio Valeria, perché mi fa piacere anche di questa tua iniziativa. Come tu ben sai, io sono sempre promotrice e sostengo le iniziative che credo giuste, che sono in linea anche con la mia filosofia. E sicuramente ci siamo. Io sono in primis, devo dire che
Quello che è la mia reale principale, o meglio, iniziale attività è quella di essere una manager di moda, dove per cui io ho studiato anche molto per questo, e soprattutto sul campo, oltre che cioè, a livello praticamente oltre gli studi, proprio a livello proprio di percorso lavorativo. Poi ho deciso di creare una mia realtà che promuoveva l'eccellenza del Made in Italy in Italia e nel mondo, con le Salon de la Mode, dove ci occupiamo sia di promuoverlo attraverso varie interazioni, perché io sono membro responsabile della Camera di Commercio dell'America Latina, referente moda per la Confesercenti per l'internazionalizzazione e anche per la Camera di Cooperazione Italo-Araba. E Per cui guarda, sono scusa tante. che ti interrompo solo un secondo, perché tra le persone che vedo che ci seguono c'è una mia carissima amica che è una truccatrice brasiliana, che infatti sta scrivendo: "Queria tanto entendere che você falam", perché chiaramente non capisce la nostra lingua. Però, Ah, ecco. Tania, ti mandiamo, e eu quero mandar para você un grande abbraccio. Obrigada, que você tá já aqui. Un grande abbraccio, un grande abbraccio. Tra cui praticamente, poi chiaramente avevo questa passione per sia proprio per la comunicazione, perché io c'ho una laurea in comunicazione, allora tutto questo, tra cui presa lavorando e studiando, è stata molto, molto dura, ma come ben sai, io sono molto strong, per cui credo nelle mie passioni e cerco di raggiungere gli obiettivi. E sono praticamente adesso sono anche diventata giornalista pubblicista. Sono molto contenta di questo perché mi appassiona tutto quello che riguarda la comunicazione a 360 gradi, che sia la scrittura, che sia proprio la comunicazione a livello. Ho condotto anche dei programmi anche a Casa Sanremo. Ho fatto delle cose molto interessanti anche al Festival del Cinema di Venezia. Ho condotto un programma per Fashion TV. Insomma, sono tante le cose per cui ho delle grandi passioni, ma soprattutto è importante avere, per quello che si fa, avere la giusta preparazione. E quello io sono la prima, io sono una ipercritica con me stessa, per cui figurati, cioè sono sempre stata una persona che si documenta sempre, che cerco sempre di essere, diciamo, al passo, ma anche oltre il passo, direi. Per cui io Assolutamente sì. saluto Senza. sempre tutti comunque. E poi Esatto. c'è questa mia rubrica sul pensiero positivo da 2 anni che io Oh. amo, amo. Allora, diciamo alle persone che in questo momento sono a casa e che appunto si fidano dei miei consigli in questa mia ospitata nel World Talking, dov'è che le persone possono cibarsi di questi bei pensieri positivi? Grazie per avermi fatto questa domanda. Allora, adesso a breve stiamo attivando, stiamo riparando il canale di YouTube e poi ogni settimana esco già da 2 anni, prima su Di Tutto, adesso su Tutto settimanale. Per cui sempre un settimanale cambia, prima era Di Tutto, adesso è Tutto, da una settimana. E sarà stato questo problema che ha invaso tutti e tra l'altro anche i giornali si sono mutati. Però è una rubrica a cui io tengo moltissimo. Tra l'altro io sto facendo un appuntamento alle 23 la sera dove diamo anche delle pillole di positività. Ho scelto le 23 perché era un orario particolare e dove la sera io credo che tutti hanno questo calo, no? E allora ho detto ok, facciamolo alle 23. Anche perché poi così almeno possiamo interagire anche con te, no? Che facciamo cose Come in no, orario diverso. assolutamente. Senza poi, per ultimo, vorrei aggiungere che tra le varie capacità e le varie cose che questa donna riesce a mettere in piedi, al di là che ci conosciamo da tanti anni, ma non lo diciamo da quanti anni, gli No, anni passano, ma noi siamo sempre amiche. Da quando appunto ci siamo ritrovate in quel di Milano, perché io e Gabriella ci conosciamo già dai nostri tempi romani. Ma da quando ci siamo ritrovate in quel di Milano, chiaramente abbiamo unito le nostre sinergie e quest'anno, proprio per la Milano Fashion Week, insieme ad uno dei progetti di Gabriella, dove la potete seguire non solo appunto nelle attività che già, anche giornalistiche che ha già menzionato, ma
continuate a seguire anche sui social, è le Salon de la Mode, sia su, per quanto riguarda Facebook, è proprio il luogo dove si può parlare di moda, dove lei appunto quest'anno in Tortona ha creato questo spazio per permettere ad artisti creativi che venivano dal mondo dell'abbigliamento, dal mondo delle scarpe, dal mondo delle borse, dal mondo del make-up, di poter stare tutti insieme e mostrare appunto il nostro lavoro. Questa interazione è stata molto interessante perché appunto Gabriella ci ha permesso di conoscere, così come già aveva anticipato, dei personaggi che potrebbero essere interessanti anche e soprattutto nella logica di connetterci con quello che il mondo è orientale e sudamericano. Giustissimo, ti ringrazio per aver fatto, per aver sottolineato questa cosa, perché addio, a differenza, diciamo, per fare la differenza, ecco, per Ecco. fare la differenza, cosa ho voluto fare? Ho voluto creare un contenitore, perché quello che, diciamo, è la filosofia delle Salon de la Mode, della mia organizzazione, e ringrazio sempre tutto il mio staff per questo, che cosa facciamo? Cerchiamo di creare la sinergia giusta e che abbia una continuità, un legame che può essere dall'arte alla moda. Abbiamo creato veramente alla moda etica, abbiamo portato personaggi a livello internazionale, abbiamo portato il pianista fuori posto, lui suona, Bellissimo, è stato meraviglioso. il grattacielli, lui suona veramente, cioè, veramente, non è un modo di dire sui grattacieli, davvero, Esatto. perché suona, ce cioè, l'ho andata a vedere, è veramente fantastico. Paolo Zanarello, io lo saluto caramente. Poi abbiamo avuto Irene Pivetti, che comunque sia ha portato la sua filosofia del fatto di portare avanti tutto quello che è un legame, non solo di moda, legata anche a un discorso etico che è importante, e soprattutto quello che stiamo attraversando oggi ci fa capire che dobbiamo dare maggior valore a quello che è la nostra produzione, la produzione italiana, per cui dobbiamo essere noi i primi promotori, i primi consumatori del Made in Italy. Io questo vi invito a farlo, per cui su tutto, a 360 gradi, perché noi apprezziamo di meno quello che noi abbiamo e che gli altri riconoscono come oro colato. Cerchiamo di capirlo, apprezzarlo un po' di più. A 360 gradi abbiamo persone che veramente hanno belle idee, bei progetti, delle realtà consolidate che dovremmo un attimino apprezzare maggiormente. Per cui questo momento mi auguro che apra un po' le menti e soprattutto faccia uscire un po' di più il buono delle persone, perché darsi una mano non significa penalizzare l'altra persona, significa riuscire a raggiungere in maniera più facile degli obiettivi e soprattutto non darsi la zappa sui piedi da soli. Io questo dico, sono molto diretta, tu lo sai, sono Lo senza so, mezzi e siamo termini. molto simili, no? Poi la selezione naturale fa sì che le persone si scelgono ed è per questo che si chiama selezione naturale. Io apprezzo tantissimo sia quello che fai e sia come lo fai, perché appunto l'etica, come parlavi tu, nel proprio mestiere, nella professione che si svolge, non è mai troppo poco. Nel senso No. che l'etica, il rispetto delle persone con cui si lavora, riuscire anche a premiare le persone che fanno Vero. qualcosa per te è la base per poter costruire una società. E forse ci dovremmo porre qualche domanda, se tutte le Bravo società. Massimo, che Massimo, giusto, il fotografo che Sì, dice Massimo, la stima Massimo. tra i professionisti italiani è poco di moda, invece dovrebbe tornare di moda, dovrebbe essere una moda, dovrebbe essere la consuetudine, io credo. Per cui bisognerebbe essere, cioè, allora, io direi, soprattutto quando si parla di professionisti che lo sono in todos, perché poi, cioè, cerchiamo di capire anche con chi ci interfacciamo. Vorrei dire che quando c'è stata la settimana della moda con Art and Fashion Sensibility, perché poi ti manderò tutta la rassegna stampa e tu vedrai che rassegna stampa c'è stata, veramente, nonostante tutti i problemi che ci sono stati, abbiamo avuto davvero
abbiamo avuto la musica. Li abbiamo Abbiamo superati. avuto la musica, un personaggio della musica che è stata, cioè, molto carina, da Simona Molinari. Abbiamo parlato di musica, della sinergia tra musica e la moda etica, la moda nel carcere. Abbiamo portato gente importantissima, presidenti a livello nazionale di piccole e medie imprese. Abbiamo portato veramente una grande qualità. Ma questo non per sottolinearlo, per far capire che quando c'è la professionalità e c'è la passione per il proprio lavoro e si uniscono dei grandi professionisti, c'è la differenza e la qualità si vede. Questo voglio dire. Poi devo dirti che, quindi questo anche per ribadire come si fanno le cose, no? È chiaro che tu hai realizzato un incubatore che in sé per sé poteva essere un incubatore che rimaneva lì e che non ci permettesse poi di confrontarci con le stesse persone con cui per una settimana ci siamo vissuti, ma tu sai bene che ci sono delle situazioni dove poi ci si dimentica anche, no? Quindi la Certo. capacità è stata invece di stare talmente tanto bene in quella settimana insieme che io ancora, sia con Elena di Pui Collection, sia con i ragazzi della Sardegna, ma veramente con Viviana, con Elisabetta, siamo ancora in contatto. Cioè la capacità di fare le cose fatte bene e belle, se c'è il cuore, e spesso ce lo diciamo, permette poi di superare degli ostacoli, esattamente Sì, per ma come ci ricordava soprattutto, Massimo, ripeto, di come gente dici che poi Marta, pensa al suo giardinetto. ma allora, se tu pensi al tuo giardinetto, per quanto bravo tu possa essere, rimarrai sempre nel tuo giardinetto, farei un piccolo passo, ma non arriverai a raggiungere dei grandi obiettivi. Io la penso in modo diverso, sicuramente io vivo di grandi obiettivi, io vivo di grandi sogni, i miei sogni sono fatti per essere realizzati e sinceramente la mia via è quello che l'unione vera e sincera fa di persone. Chiaramente devo trovare la mia filosofia, questo è chiaro, ma io non credo che unirsi alle persone sia un mettere da parte un altro, serve per arricchirsi e soprattutto per raggiungere gli obiettivi più grandi e io sono per gli obiettivi grandi. Ciao Vittoria, c'è anche Vittoria con noi. Ciao Vittoria. Per cui io credo in questo. Parliamo di colori? Sì, assolutamente sì, parliamo di colori perché chiaramente per me è la base, l'ABC del mio lavoro, ma sicuramente insieme a te possiamo andare a dare qualche suggerimento. L'idea che mi era venuta era proprio questo, no? Io sono specializzata in armocromia, in teoria del colore, quindi il mio mondo è molto colorato e con i colori chiaramente ho imparato non solo ad usarli, ma anche ad utilizzarli al di fuori del make-up. E proprio qualche giorno fa, grazie anche al fatto che anche nel momento del Covid-19 uno ha buone idee, buona volontà, non si butta giù, cerca di rispettare le regole non solo per sé, ma anche per gli altri. E quindi, ringraziando il fatto che, quantomeno rispetto a tante altre persone che in questo momento stanno vivendo il nostro stesso incubo, ma che non hanno una rete internet stabile come ce l'abbiamo noi, che ci permette, no, nel nostro isolamento, come dice l'hashtag, distanti ma uniti, no? E quindi Assolutamente. potremmo benissimo cogliere la possibilità di parlare del colore partendo da quella che è stata un'opportunità che mi è venuta fuori qualche giorno fa. Una giornalista di Vanity Fair mi ha contattato perché vuole scrivere un pezzo in questi giorni in cui chiaramente siamo tutti a casa, chiedendomi aiuto come consulente d'immagine, non come make-up artist soltanto, di quello che potrebbe essere l'utilizzo del colore in questi giorni a casa. E io Certo. ho Sono partita proprio da una cosa, ti confesso, che in questi giorni ho fatto, cioè ho ripreso tutto il mio guardaroba, perché ormai da quando sono una purple dipendente molte cose non le utilizzo neanche più, perché ormai mi animo con tutte le mie varie sfumature di viola, però senz'altro, dipendentemente dalle emozioni, Jung, molti, molti anni fa, ci ha lasciato
a proposito del colore, un abbinamento insieme a quelle che sono le sensazioni e le percezioni. Quindi, partendo anche dal nostro armadio, possiamo scegliere, dipendentemente dal nostro stato d'animo, di indossare un capo o di avere intorno a noi un colore che produrrà delle emozioni. Le emozioni e le sensazioni vengono recepite dal nostro sistema neurovegetativo in percezioni nel momento in cui le facciamo entrare dentro di noi ed è così che poi incominciamo a stare meglio. Quindi sì, parliamo di colore. E parlerei anche, se posso, di quali sono i colori di tendenza, parlando di moda, visto che è il mio settore. Mi raccomando, tutti i fashionisti uniti più che mai, perché poi anche adesso ci saranno delle grandi novità, perché farò un portale proprio per supportare tutti le piccole e medie imprese che si stanno attivando Grazie. anche nel loro piccolo per aiutare e sostenere ognuno nel suo modo la nostra terra, il nostro paese. Ok? Dobbiamo essere cittadini del mondo, adoro tutto il mondo, senza discriminazioni, assolutamente, ma orgogliosa di essere italiana, chiaramente. Per cui anche noi italiani, che in questo momento siamo stati un po', diciamo, isolati per primis, questo ci serve per capire che forse dovremmo essere un po' più uniti, perché l'Italia pecca un po' di questo, che solitamente siamo poco patriotti, invece dovremmo essere un pochino di più. E questo è un piccolo lancio su questa cosa. Ma parlando di tendenze, primavera, Vai. io direi che vanno molto i colori fluo, vanno molto i colori fluo, e questi colori fluo, ragazzi, sembra un caso, ma soprattutto in questa occasione mettono tanta energia, ve lo posso garantire. Per cui colori brillanti, colori fluorescenti, mettono la giusta energia. Io direi che abbiamo una primavera che speriamo che si apra e sfocia in maniera diversa, e soprattutto questo fluo ci entri proprio nel DNA, perché ne abbiamo veramente tanto tanto bisogno, ok? Assolutamente sì. Vorrei ricordare i colori su cui ha puntato anche, sono stati sempre un cavallo di battaglia per Versace, anche in questa occasione per Marni e Versace, che hanno puntato su dei colori molto forti che identificano fondamentalmente la donna, no? Se noi ci pensiamo, anche questi colori forti, a parte a livello energetico, che danno molta energia, direi che non ci scordiamo che identificano anche la figura di una persona. Chi porta? Ecco, tu sei una persona che può portare sicuramente il grande fluo. Perché? Perché deve avere la giusta personalità. Cioè, nel senso, ognuno di noi, è chiaro, chi ha una personalità più forte non ha, è come avere una seconda pelle addosso, no? Cioè, io credo che qualsiasi cosa che noi indossiamo deve far parte di noi. Cioè, non puoi esserci un qualcosa per identificarti che non ti appartiene. Ecco, Assolutamente d'accordo. un colore fluo. Ecco, io parlo di questo per dirvi, adesso va di tendenza il colore fluo, ma se una persona non lo senti addosso, ragazzi, non siete costretti a mettere il colore fluo, questo vi voglio dire. Non forziamo le cose che non ci appartengono, cerchiamo di trovare più la nostra identità, E se perché. posso aggiungere, visto che appunto il mio lavoro quando viene, non ti dico tanto una modella, perché è chiaro che quando lavoro con una modella, con un personaggio, devo rispettare un personaggio, aspetta, attenzione, non un'attrice, perché lì rientriamo sempre nella logica della consulenza d'immagine, di rispettare armocromaticamente quelle che sono forme e colori della persona. Ma in particolare quando invece faccio un servizio fotografico, un editoriale, quindi ho un personaggio, una modella, su cui non devo lavorare soggettivamente, quindi non devo pensare a lei, ma devo pensare a quello che è il servizio, a quello che mi chiedono. È chiaro che in quell'ambito lì non possiamo andare a fare questo lavoro. Ma invece in consulenza d'immagine, brava che l'hai detto, quello che io spiego è che anche non solo i colori che non ci appartengono, ma anche le forme. Cioè, se vanno Bravo. i fuso super attillati, ma io non ho effettivamente una gamba che mi permette, no, per altezza, per forma, per qualsiasi cosa, di non indossare esattamente quel capo. Certo. Ringraziando il cielo, dagli anni 90 in poi la moda,
quello che ci propone sono varie collezioni, sia per forme che per colori. Se fossimo stati invece negli anni 70, negli anni 60 e ancora prima, ci saremmo dovuti adeguare. Quindi la moda in questo sicuramente ha fatto un grande passo in avanti. Assolutamente sì, ma soprattutto cioè, deve identificare la persona e vi deve valorizzare, cioè sfruttiamo le cose che devono valorizzare, non penalizzarci. Come giustamente era il discorso che qui volevo appunto proseguire, cioè deve essere in linea anche con quello che deve dobbiamo valorizzarci soprattutto e minimizzare qualora ci siano dei difetti, ok? Questo è importante, cioè perché deve essere uno strumento. Andare, essere alla moda, non cioè se uno porta uno stivale, tipo lo stivale che portava, adesso non mi ricordo chi di recente, mi sfugge il nome, comunque sia uno stivale molto alto e siamo alti 1,65 m, no, nemmeno, perché se uno è diciamo... E longilinea ci può stare, però se uno è alto 1,50 m e non è proprio filiforme, ragazzi, evitiamolo, no? Ma soprattutto per noi stessi, non dobbiamo seguire quello che è uno stereotipo che può essere sbagliato. Seguiamo la nostra identità, ecco, costruiamo la nostra tipologia di stile, creiamo il nostro stile, che è Posso dirti importante. anche una cosa? Uno dei complimenti più belli che mi hanno fatto anni fa, quindi non adesso, noi ci conosciamo da un po', quindi tu puoi testimoniare questo. Sai che io mi sono trasformata tante e tante volte, sia per forme che per colori, perché lo amo, perché mi fa stare bene. Detto ciò, tanti anni fa una giornalista disse una cosa di me molto bella. Disse che ci sono le persone che seguono la moda e poi ci sono le persone che invece sono a cavallo della moda e che io appartenevo alla seconda. O che la fanno, ragazzi, la fanno. Esatto, io sono sempre stata proprio una culanter da questo punto di vista, cioè proprio sento le vibrazioni. Chiaramente il mio lavoro mi aiuta moltissimo perché viaggio con un anno di anticipo, no? E quindi mi Certo. arrivano tramite le sfilate di Milano, di Parigi, di New York, mi Ma arrivano veramente. questa è una cosa che ringraziando, cioè, noi abbiamo la fortuna di fare un lavoro che ci porta a stare sempre avanti, cioè noi non possiamo non stare avanti, dobbiamo essere più avanti dell'avanti, per cui su questo siamo anche agevolate, però appunto per questo io dico cerchiamo di trovare in noi, veramente sperimentiamo, non abbiamo timore di sperimentare Anche perché ci perché, potremmo sorprendere. Gabriella, tu su questo sicuramente mi potrai non solo appoggiare, ma avvalorare. Nel senso, intanto saluto Alessandra, sì, è una mia alunna, ciao amore, ciao Ale, tanti saluti Ciao, in Puglia. No, la mia Puglia, salutami tanto la capito, mia perché Puglia, qui il mio cuore. abbiamo un esponente pugliese anche, quindi bene che la Puglia sia anche con noi. No, ti dicevo che molti degli stilisti attualmente, leggevo proprio a tal proposito che a caccia di idee ormai si cibano anche tramite i social di quello che le persone comuni riescono a inventarsi su di sé. E poi, grazie chiaramente all'opportunità che hanno di essere importanti e famosi e di portarli in passerella, diventa uno stile. Ma quanto è importante anche appunto lo street style, come in questo momento potrebbe essere l'house style, cioè ognuno di noi può inventarsi proprio di Certo. avere un proprio look. L'importante è che ci stia bene, ripetiamo, per forma, per colori e per sensazione, per emozione, per quello che proviamo. Questo è Infatti, tra i assolutamente. colori che tu dicevi quest'estate, io chiaramente ancora manterrò il mio viola, ma diciamolo che non è più un pantone proprio moda delle prossime stagioni, perché invece sarà il blu ad essere il classic blu, ad essere il pantone colore 2020, a cui chiaramente, dipendentemente dai nostri colori amici, potremo abbinare una serie di altri colori che ci viene mostrato su internet. Ne trovate tantissimi Sì, di ma ci posso, esempi sui potete pantoni. giocare, io direi, posso, se posso dire, Vai! potete giocare con i colori dell'arcobaleno. Vi ho detto tutto. Per cui pensate quanto vi potete sbizzarrire.
Infatti. Poter veramente giocare con i colori dell'arcobaleno, per cui ci sarà molto da dire. Tant'è vero che anche ultimamente ci sono stati degli eventi molto importanti, tantissimi, per esempio, personaggi dell'arco dello spettacolo hanno usato questi colori molto forti, molto brillanti, tra cui anche adesso Charlize Theron con Dior, che indossava per il Golden Globe quell'abito verde brillante, per cui, cioè, ragazzi, vi potete veramente divertire. Assolutamente, assolutamente. E siccome appunto ho detto che si potrebbe giocare andando proprio a riprendere nell'armadio dei capi che magari non usate più, per esempio io ho delle cose che non usavo più. E in quest'ultima settimana, facendo appunto anche un po' di ordine, no? Perché questo periodo di fermo mi ha permesso, visto che siamo sempre in movimento, io e te, mi ha permesso veramente di fare un attimino una fotografia di quello che era il mio guardaroba e guardare quante cose tra abiti, scarpe, no? Non ti dico quante scarpe ho trovato che non indosso più da un sacco di tempo, così come accessori. E da lì allora ne viene anche la volontà di Non ho spiegarmi dubbi con i tuoi accessori, non ho dubbi. tantissimi, dagli orecchini e le collane, ma ai miei capelli, perché lo sai che essendo una creativa io mi esibisco anche in cappelli, insomma, che normalmente magari la Guarda, gente non porterebbe. i cappelli sono veramente una grande passione per me. Tra l'altro abbiamo portato una capsule di cappelli, una modista che ha vinto il premio in Inghilterra all'Art Design di Londra. Abbiamo portato veramente Bravissima. cose pazzesche, anzi saluto Pamela Castiglia, veramente molto molto brava. Molto. E è stato veramente, abbiamo portato tanto. Per cui divertiamoci il più possibile e riscopriamo anche le cose che abbiamo messo nel cassetto. Esatto, e poi appunto sulla base di quello che vi troverete a casa, intanto guarda, guarda che incanto ti ho messo proprio per parlare di colori, Visto, vedi è la tutti prima i due cosa colori che ho che arrivano al blu, visto. eh? È la prima cosa che ho visto. Poi la forma chiaramente della spirale dell'infinito, sai bene, no? Che diventa un mantra, quindi ogni tanto io mi metto qui e mi rilasso. Proprio infatti, partendo da quello che è il colore blu, sostanzialmente ormai tutti quanti, no? Eccola che c'è anche la nostra stylist Yvette che sta con noi. Ciao amore, ciao Larissa! Allora, dicevamo, anche i colori hanno un significato. Io infatti sono partita da quella che è la teoria junghiana, ma ne potrei mettere tantissime, potremmo nominare anche un... Anche tu manchi. Esatto, anche tu manchi. Potremmo nominare, oltre che appunto Jung, potremmo nominare Kandinsky, no? Che ha fatto un'opera meravigliosa di abbinamento sul colore, le emozioni che il colore ci procura e la musica. Quindi abbinare addirittura non solo al colore un'emozione, ma uno strumento musicale, una forma. Per esempio, tu lo sapevi che al cerchio viene attribuita la forma del cerchio? Cioè al blu, scusa, viene attribuita la forma del cerchio, mentre per esempio al giallo viene abbinata la forma del quadrato? E sai perché anche? Questo non lo so. Allora, il blu chiaramente è un colore che in Europa, attenzione, sto parlando di Europa perché poi ho fatto uno studio attento su quella che invece è la trasformazione del significato del colore tra Occidente e Oriente. Quindi facciamo attenzione nei nostri viaggi a non utilizzare, soprattutto in ambiti istituzionali, dei colori sbagliati, Questo è importante. come potrebbe essere per esempio un bel bianco che da noi è il colore del matrimonio, della purezza. In Oriente è quello del lutto. Quindi attenzione a non andare magari a una cena importante, se avete appunto qualche cena, qualche gala importante con dei personaggi orientali, non indossare il bianco perché comunque non sarebbe proprio il massimo. Semmai invece potrebbe essere una bella idea il blu, perché in Oriente invece il blu è il colore dell'infinito, lo apprezzano moltissimo. E perché quindi, ritornando alla figura del
cerchio il blu a tutto tondo, proprio perché rappresenta l'infinito, e rappresentando chiaramente l'infinito ci perdiamo esattamente come in questo mio bel disegno. Proprio andiamo all'interno e ci estendiamo. Comunque sia, solitamente per quanto riguarda l'infinito, questo sì, anche perché se tu fai caso a tutte le cose, tu ascolti, io ascolto molte, cioè, molte rubriche sulla meditazione, per cui molti video sulla meditazione, e tutti hanno sempre questa forma, questo colore, il blu è il colore della distensione, cioè quando vi dovete, ecco, per esempio, un consiglio che do. Questo più guarda l'aspetto non fashion, ma quello sulla positività. Io consiglio, quando bisogna, ogni giorno prendetevi 10 minuti, un quarto d'ora, ascoltate e soprattutto circondatevi di cose abbastanza neutre. Ecco, delle immagini anche con questi colori, come si vuol dire davvero. Cioè colori tipo il blu, no? Distendono molto la mente e Infatti, soprattutto ve la rilassano tantissimo. al di là degli abiti, al di là poi del fatto che nella moda quest'anno il blu, io ho utilizzato le sfilate soltanto per dire Milano, non so quanto blu tra eyeliner, ombretti, glitter, proprio perché il blu è il colore moda. Ma dicevo, anche in quello che è l'arredamento, il mondo del design, quello che dicevi tu, dividere in senso cromatico le varie stanze di casa è molto importante. Per esempio, il rosso e l'arancio, che stimolano il sistema parasimpatico e sono dei colori eccitanti, no? Perché il rosso, ricordiamo che significa il semaforo rosso, è la boa, è la croce rossa italiana, è pericolo, ma vuol dire anche forza, anche l'acqua Allora, minerale nell'etichetta. solitamente, per esempio, questi colori, se tu ci fai caso, quando devi comunicare, ci sono dei settori. Per esempio, il settore della moda non esiste che non abbia il rosso. Rosso, bianco e nero, solitamente sono dei colori che sono fondamentali. Guardate anche molte accademie di moda, guardate questi colori che vi sto dicendo, sicuramente potete riscontrare che usa molto questo gioco di colore perché è molto empatico. Guardate anche quando andate a vedere, che ne so, la scritta Vanity Fair, no? Cioè, Certo, però dicevo, evitiamolo magari di abbinare un bel rosso alle nostre pareti della stanza da letto. assolutamente no, Ogni tanto perché quando io vado a casa no. di qualcuno e vedo questi colori sgargianti e fortissimi di natura calda, tipo il giallo, Non l'arancio fanno o il bene alla rosso, nostra interiorità, non non ci dormirete mai, caricano. ragazzi, non dormirete mai bene. Dovete avere dei colori molto più celestiali oppure tenui, Esatto. delicati, che vi portino a un rilassamento. Infatti prima parlavamo di meditazione, quindi stare in un ambiente con dei toni bluastri, da quelli che sono pastello delicati anche a un blu profondo, dipendentemente anche dalla grandezza delle camere, quindi Anche, per esempio, andare a un colloquio di lavoro solitamente, cioè andare in maniera molto aggressiva, perché se vai vestita di rosso sei molto aggressiva e non va bene. no, Per cui, cioè, infatti. capire che i colori hanno un significato molto importante sia sul nostro umore psicologico, ma sia per chi riceve, cioè per chi lo vede. È Assolutamente, importantissimo. assolutamente. Infatti, dicevo invece, l'arancio, per magari persone che non lo sanno, ma ve lo siete chiesti mai? Per quale motivo catene? Tanto siamo sul mio canale, quindi se nomino non faccio pubblicità così, non siamo così tanti da non poter nominare. Dico però catene alimentari come spizzico, per esempio, no? Immaginatevi il colore di spizzico quando siete in viaggio e siete in autogrill. Quell'arancio, oppure pensate ai colori delle tovaglie sui banchi della trattoria, anche quelle di carta, no? A quadrettoni bianchi e rossi. Ecco, tutto quello si aumenta l'appetito. L'arancio è il colore che viene abbinato alle persone che hanno problemi alimentari. Quindi anche le persone che soffrono di bulimia, quindi anche delle patologie, anoressia, dovrebbero essere sempre vicine ad ambienti molto colorati,
che migliorano la possibilità di fare sì che al cervello arrivi l'input e la voglia del mangiare. Difficilmente invece mangerete vicino al blu, proprio per quello che dicevamo prima. Ma ci sono tanti altri colori che per noi, per esempio, no? Un colore che in realtà è un non colore, che però noi nella moda usiamo spessissimo, è il nero, perché al di là che sia il colore che ricorda chiaramente le celebrazioni funebri, che ricorda la morte, ma per noi ha un senso e un valore anche di mistero, quindi affascina, no? Che cosa ne pensava? Poi per me e per tutto il mio staff, in tutte chiaramente i backstage del mondo, il black è total Ho black. detto bene che è un colore non colore, però fondamentalmente non ci scordiamo mai che, soprattutto se parliamo dell'ambito moda, è quando tu fai, per esempio, fai degli outfit, no? Allora tu dici mi faccio degli outfit, vado una settimana in vacanza. Non mancherà mai, ma mai, mai quando uno dice c'è un must che devi avere sempre come problem solving per qualsiasi tipo di evenienza, un passepartout chiamato così il classico tubino nero. Hola. Perché? Perché? Perché è simbolo praticamente, ma non solo, legato ad un accessorio, può essere una cosa giusta sia di giorno che di sera. Per cui pensate quanti, ecco, mi dicono Black Black Forever. forever, vabbè, Massimo, ma tu hai Ovviamente anche il quanti. cagnolino che è Black forever, dagli un Perché, bacino. per cui cioè, è veramente la risoluzione di tanti problemi. Io direi giocate molto con gli accessori, perché gli accessori veramente è un mondo che veramente ti cambia tutto quello che hai. Per cui in questi giorni io vi consiglio di fare un po' di giochini con gli accessori e con dei capi. Vi posso garantire che lo stesso capo può prendere un aspetto completamente diverso con l'uso di un accessorio Assolutamente diverso. sì, assolutamente sì. E poi un altro colore che ancora non abbiamo nominato, ma parlo di quelli che sono tra i colori primari e secondari. Poi sappiamo che ogni tipologia di blu, ogni tipologia di rosso può Ancora declinare. il viola e il turchese ci scrivono. Ma Bene. anche io! E a proposito di turchese, infatti, volevo introdurre quello che è il significato del verde. Il verde, oltre chiaramente ad essere da noi nella parte, diciamo, mondo occidentale, essere un colore che ci riporta alla primavera, alla natura, allo stare bene, all'uscire, ma per noi è anche un colore che in alcuni casi il verde, perché si dice sei verde di rabbia, no? Perché rappresenta anche quella che è una parte importante non solo nel make-up, ma proprio nella salute. La bile è verde e tutte quelle che sono, per esempio, le donne lunari come me sapranno bene che cosa significa svegliarsi la mattina e per quanto tu possa aver riposato benissimo, ti guardi allo specchio e dici: cos'è? Questa occhiaia cos'è? Ecco. Quando vedete quelle belle occhiaie è perché avete molta, ma molta melanina. Quindi, mentre durante il periodo estivo diventate splendide, totalmente ambrate di un colore meraviglioso, durante l'inverno dovete utilizzare un po' di correttore. Donne, avete a che fare con il verde. Però il verde in realtà è anche il colore della salvezza. Infatti, ricordiamo che in tutti quelli che sono gli ospedali, no? Per quale motivo tutti gli ospedali, per esempio, riportano il colore del verde? Su questo c'è una bella storiella da raccontarti, Ho il breve. verde e ho anche l'azzurro, eh? Il verde o anche Entrambi. l'azzurro, ma il verde in particolare nelle camere, nelle sale operatorie, è fondamentale perché tu sai che i colori possono essere, abbiamo detto, primari o secondari, ma possono essere anche complementari. E i colori complementari hanno la capacità, se accostati uno con l'altro, di chiaramente ravvivarsi entrambi. Se invece li sovrapponiamo, si annullano. Quindi è la stessa cosa del fatto che se io ho un brufoletto rosso, vado a mettere il correttore verde. Ora, ritornando alla sala operatoria, in sala operatoria chi c'è? C'è il chirurgo che ha contatto sempre con il sangue.
Tu sai che prima le sale operatorie erano bianche, candide, dopodiché assunsero il colore verde come colore proprio per le sale operatorie, perché grazie al verde il chirurgo che ha contatto con il rosso in continuazione durante l'intervento ha l'opportunità di bilanciare la sua vista, cioè riposa la sua vista. Quindi questa cosa, per chi non la sapeva, può essere divertente e interessante. Ma esprimiamo il fatto che anche abbinare dei colori complementari, che potrebbero essere l'accoppiamento di giallo e viola, immaginatelo, oppure di blu e arancio, così come di verde e rosso. Ma cosa c'è di più bello di un campo di papaveri? Che meraviglia! Nulla. Aspetta un attimo perché voglio accendere la luce perché sennò ho paura che. Ok, Che vai. non ti vedremo più. Eccomi qua, un po' meglio. Perfetto, per continuare su quelle che sono le curiosità, per esempio del colore verde, in Cina dovete sapere che il colore verde è il colore utilizzato per l'esorcismo. E vi ricorda qualcosa, qualche film dove spesso avete visto a volte ritornano con il verde? Ebbene sì, quindi tutto questo, anche se lo buttiamo da un punto di vista umoristico, però ci fa comprendere realmente l'importanza di cibarsi del colore. Eh sì, Brava. perché anche gli alimenti sono importanti. Esatto. Entriamo adesso, infatti, in un periodo della primavera dove, quando usciremo dal nostro isolamento, vi invito a mangiare cibi arancioni, rossi, che stimoleranno la vostra creatività. Pensate ai frutti più buoni, quali sono? Le pesche, le fragole, le ciliegie, Ce ne sono tantissime. Io, per esempio, adoro anche i ribes, le dico more, le more, cioè le frutta che c'è cioè in i questo mirtilli. adoro tutto ciò che questo è adorabile. Per cui cerchiamo di prendere e soprattutto apprezziamo e rispettiamo un pochino di più la natura. E cerchiamo, io per esempio mi sto sperimentando in questo periodo, sai su che cosa? Sulle tisane. Sto Oh. prendendo varie, attenzione, varie erbe aromatiche al supermercato poi tra l'altro. Sto prendendo praticamente sto prendendo la salvia. L'erba finocchietto, il Sì. finocchietto. Poi sì, ho preso Finocchietto selvatico e tra l'altro ha un finocchietto profumo selvatico, incredibile. la menta, la salvia e l'alloro. E sto facendo un concentrato, faccio bollire per 5 minuti, poi si fa riposare. Ragazzi, è una tisana, la mettete in una bottiglia e lo bevete tutto il Hi giorno. Katri! Va benissimo, va Assoluta. veramente, cioè, anche depurare il proprio organismo fa bene. Approfittate in questo periodo che potete veramente resettare tutto il vostro sistema. Il vostro Dalle sistema cose immunitario, rinforzatelo anche bravissime. con dello zenzero. Io, per esempio, la mattina mi Esatto. sto facendo delle Lo zenzero, centrifughe io adoro, amo lo meravigliose, zenzero. insieme unendo zenzero, a volte mele, a Adoro. volte pera e poi melograno. Quindi questo. Adoro. Che buono, che buono, che No, buono. cioè, ci sono varie cose che possono essere veramente fanno bene alla nostra salute. Ho sperimentato mi sono praticamente ho sperimentato gli hamburger di melanzana. Devo dire, ho fatto delle cose veramente Anche quelli interessanti. devo dire molto molto buoni, anche quelli Sì. molto 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 buoni. Ci sta perché comunque sia riscopriamo molte, ecco. Approfittiamo del darci un attimino delle regole, capire e soprattutto scoprire meglio noi stessi, perché molto spesso ci conosciamo poco. Verissimo. Per cui anche scoprire un po' di più di noi stessi ci fa sicuramente bene. Allora, a questo proposito ti devo dire che nelle varie consulenze consulenze d'immagini, quelle che faccio che durano parecchio, dove ci vuole un momento da dedicare alla cliente a livello di intervista, ti devo dire. Hamburger vegani, bravo, è vero, ho fatto hamburger vegani, sì, bravo. Grande, grande, grande. No, ti dicevo che quello che scopro è che lo sai che molti colori, alcune persone in realtà non è che le odiano perché non amano quel colore,
ma semplicemente perché ci sono stati degli strokes a livello infantili, che può essere un padre, una madre, un parente, una sensazione, non solo una persona, ma anche un qualcosa che è avvenuto all'interno di quella che è stato il nostro sviluppo, la nostra crescita, che ci ha creato un problema con un colore in particolare. Io, per esempio, ho conosciuto una persona che lavora da tanti anni insieme al padre. Pensa che storia, che lavora da tanti anni insieme al padre, aiutandolo in un'impresa edile, e lei fa appunto la segretaria e quant'altro, ma sta sempre a contatto con tantissimi uomini. E essendo figlia unica, per questo padre, questa ragazza da subito è stata educata come fosse un maschietto, e quindi lei non si amava e non si accettava né con il trucco né con tutti quelli che erano i colori particolarmente più femminili, perché per tutta la sua vita si era sentita dire, appena metteva una cosa che poteva essere un rosa, una cosa un po' più frivola, ma vatti a cambiare, ma che ti sei messa? Quindi, anche in questo, donne, la figura del consulente d'immagine, la figura di una persona che si prende cura di voi, sceglietela anche in base alla capacità dell'ascolto. Prima di poter decidere sulla vostra immagine, bisogna partire non solo, come giustamente Gabriella ci introduceva, con la giusta conoscenza e il saper modo di dire le cose, ma unendo anche quelle che sono le caratteristiche fisiche e psicologiche di ognuno di noi. Perché se no Certo. significherebbe che chiunque ha i miei colori è come me, e non è così. E non è così. Assolutamente no. Io direi che comunque sia è giusto e soprattutto impariamoci a volerci un po' più bene. Se Impariamo riusciamo a a volerci bene. volerci più bene noi, saremo talmente più forti, ognuno di noi, che anche aprirsi agli altri, che molto spesso non lo si fa per paura, diventerà più semplice, perché se ognuno di noi non avrà timore dell'altro, ma si sentirà centrato con se stesso, porterà avanti al meglio le sue idee, saprà comunicare al meglio con le altre persone. E se veramente facessimo questo sforzo tutti insieme, quante volte ce lo diciamo, Gabriella, questo mondo sarebbe veramente più bello. Quindi noi ci auguriamo che, grazie a questi momenti di aggregazione distanti ma uniti, le cose possono cambiare. Assolutamente sì. E Si noi può cambiare. aspettiamo, si può cambiare perché noi vogliamo cambiare. Mi raccomando, io vi ricordo di stare a casa e cerchiamo di seguire le regole perché le regole sicuramente ci portano alla nostra vittoria e come sempre dimostreremo di essere un Ciao grande Barbara. cliente che ha il Assolutamente. coraggio di cambiare, ma soprattutto di vincere, perché vinceremo insieme questa grande battaglia. Io grazie, ringrazio Valeria, ringrazio tutti voi di essere stata in ascolto, che ci avete ascoltato, e vorrei solo dire l'appuntamento che ho Delle io alle 23. 23 ogni sera, mi farà piacere se... Tenetemi assolutamente d'occhio perché presto ci saranno tante novità per i fashionisti che sto facendo per voi con la mia organizzazione, con il cuore, perché penso che sia giusto essere portavoce di tutto quello che riguarda il mondo delle piccole e medie imprese italiane che in questo momento stanno soffrendo più degli altri, soprattutto di questo mondo meraviglioso che è la moda e non solo, ma il mondo meraviglioso che è l'Italia. Per cui uniti si vince, saremo sempre uniti e ci rivedremo presto. Grazie Grazie Valeria, per il tuo intervento, grazie Gabriella. Io ti saluto e poi mi dedico ancora qualche minuto prima di salutare e ultimare la mia diretta. E a noi tutti. ci rivediamo stasera alle 23. Un bacio. Ciao a tutti. A te. Hola, quindi avete visto anche oggi un momento. Massimo, ti è piaciuto l'intervento di oggi? Guarda, io ti voglio in trasmissione anche a te qui, eh? Dobbiamo parlare di fotografie, dobbiamo parlare di cose belle. Quindi ci sentiamo prestissimo in maniera tale da decidere quale argomento vogliamo parlare. E vi ricordo che per chi volesse vedere uno dei miei ultimi lavori fatti proprio con Massimo Masini, proprio dal mio Instagram personale,
Oggi ho pubblicato una bellissima foto della Giulia Donati per un lavoro che abbiamo fatto per questo magazine americano che si chiama Runway. Quindi potete vedere e continuare a seguire il lavoro di Massimo, che io spero, eccolo, ovviamente ci sarò bene, appunto, spero di averti qui molto molto presto. Quindi, ultimando, perché sapete che Instagram dà proprio un'ora di diretta, dopodiché butta giù in automatico. Quindi sono rimasti proprio pochi minuti per potervi salutare e ringraziarvi come al solito della volontà di trascorrere un'oretta di tempo con me. È un impegno quello di stare qui davanti ad un telefonino che però io cerco di immaginare che ognuno di voi sia lì a poter raccontare, a poter dire la propria, a potergli fare compagnia, insomma, è un mio modo di starvi vicino e mi auguro che questo appunto possa rappresentare nel mio piccolo la differenza. Ogni volta invito personaggi diversi all'interno delle dirette perché parlando di bellezza, la bellezza è talmente tanto vasta e tanto ampia, la ritroviamo in tantissime cose, che ci sarà da fare tantissime dirette ancora. Però, ripeto, per chi invece ha volontà e vuole parlare in questa piccola trasmissione, vi ricordo che mi potete scrivere in direct message e insieme capiremo qual è l'argomento da trattare per la prossima puntata. Attualmente ovviamente ci sarò, ciao Valeria, qui tempo. Davanti tempo del 55, hai ragione. Un abbraccio anche a te. Bellezza is all around, sono d'accordo. Quindi vi saluto, vi abbraccio. Ci vediamo, spero, domani, perché devo avere conferma dell'ospite che vorrei avere in trasmissione domani. Come al solito, non svelo niente. Seguite le mie stories, e pubblicherò ogni giorno l'intervento che faremo nel pomeriggio. Un abbraccio e ricordatevi, state a casa.